Salve, bentornati sul mio canale. Oggi volevo parlarvi di questa modifica per i nostri supporti 503, perché mi sono accorto che quando inseriamo i nostri sonoff dentro il contenitore 503 già non entra per i fatti suoi, quando li dobbiamo andare a programmare è un problema. Quindi mi sono inventato una piccola modifica, quella di inserire un piccolo pulsante nascosto sul supporto 503 della, in questo caso della Vimar Plana, ma può essere inserito in qualsiasi altro supporto di qualsiasi altra serie. Questo è il pulsantino nascosto, quindi noi apriamo. Ok, questo è il pulsante inserito là dentro. Con un piccolo girevite possiamo premere, fare il pairing e installare di nuovo il nostro sonoff quando dobbiamo fare l'installazione veloce. Sì, ma non subito. Prima mettete un like, registratevi al mio canale, registratevi anche al mio sito e anche al mio canale Telegram. Condividete con tutti i social, che è la cosa più importante in questo momento. Mi raccomando, condividete per favore. E ora andiamo a vedere come facciamo a inserire il pulsante nel nostro supporto 503. Sigla. Ok, come abbiamo visto, il nostro sonoff basic già è molto ingombrante, non entra con tutta la custodia dentro il nostro 503. Quindi la cosa che dobbiamo andare a fare ogni volta è di aprire il contenitore e di andare a inserire questo qua dentro. Già entra per miracolo, se ci fate caso, e il pulsantino è qua. Per fare questo, per eliminare tutto questo problema, io mi sono inventato il supporto con il pulsante di pairing. Quindi quello che andiamo a fare, andiamo a costruirci di nuovo, come vi ho fatto vedere in un altro video, come prendere un pulsante da questo sonoff, come aumentare i pulsanti su questo sonoff. Basta saldare dei fili qui, che ora lo facciamo anche insieme, e inserirlo qua su questo pulsantino qui. Così al momento di fare il pairing non dobbiamo rismontare tutta la scatola, perché ripeto, è impossibile poi rimettere tutte cose dentro. Tra i fili del supporto dell'interruttore di quell'altro non riusciremo mai a inserirlo qua. Vediamo anche come possiamo proteggere anche questa base, perché qua c'è corrente e quindi è meglio sempre proteggerla, e evitiamo di smontare il tutto e di cercare di rimettere tutte cose a posto. Non è semplice, e vediamo come si fa. Ok, come prima cosa dobbiamo procurarci un pulsantino di questo genere qui, normalmente aperto, costano veramente poco. Il nostro supporto, devo procurarci un supporto, la placchetta, vabbè, questo lo sappiamo, il nostro sonoff, e andiamo a modificarlo. Dobbiamo modificare il nostro sonoff per fargli uscire due fili del pulsante. I collegamenti da saldare sono questo e questo qui. Abbiamo anche la possibilità di un eventuale LED, se vogliamo collegarlo e quindi inserirlo sempre nel nostro supporto. Quindi possiamo mettere anche un piccolo LED sul frontale, così possiamo anche vedere quello che si può fare. Ma questo lo sarà in un altro video, andiamo avanti. E ok, andiamo a saldare questi due fili in questi due contatti, questo e questo. E allora incominciamo a saldare il primo filo qui. Primo filo pronto. Thank you.
e il secondo filo pronto. Ok, una volta messi questi fili qua dentro possiamo rimettere il nostro sonoff all'interno del contenitore e possiamo anche andarlo a installare. Per facilitare il lavoro li colleghiamo due morsetti Mammut. A questo punto dobbiamo passare al lavoro del nostro supporto. Quindi cosa ci serve per fare questo? Dobbiamo praticare un buco qui. Ci procuriamo un avvitatore con una punta a tazza. Prendiamo il nostro pulsante e lo dobbiamo andare a inserire qua dentro, ma prima dobbiamo allargare un altro poco, quindi dobbiamo andare a eliminare questi qua per far scendere meglio il nostro pulsante. Basta un taglierino, state attenti, Ok, una volta fatto il buco e abbiamo eliminato un po' di plastica, possiamo andare a vedere se si può inserire il nostro pulsante. Perfetto. Ora il nostro pulsante deve essere tagliato. Quindi come facciamo per tagliarlo? Semplicissimo. Prendiamo una lama di taglierino, la riscaldiamo e lo tagliamo in questa maniera. Perfetto. E abbiamo un pulsante di questo genere. Lo dobbiamo andare a posizionare ora qua dentro. Quindi prendiamo le misure, mettiamo un po' di colla a caldo, state attenti a non metterlo sul pulsante, basta un poco, basta che si incolli e lo appoggiamo al nostro supporto. Lo riempiamo per dargli un fissaggio maggiore. E aspettiamo che asciuga. Nel frattempo che asciuga, andiamo a collegargli due fili qua. Ci prepariamo le saldature. Saldiamo il primo filo. E saldiamo il secondo filo. Prendiamo un po' di guaina termorestringente. E lo facciamo passare dentro i fili. Riscaldiamo tutto. Ok, a questo punto è tutto pronto per essere installato. Prima andiamo a provare se il nostro pulsante sta funzionando. Spegniamo. E prendiamo un tester per testare il nostro pulsantino.
Ok, il nostro pulsante è pronto. Ok, a questo punto, visto che il nostro son off non entra dentro il contenitore 503, è un po' troppo grosso, lo usciamo dal nostro contenitore, gli mettiamo un po' di colla a caldo qua per non far muovere più i contatti, così i fili restano bloccati, e ci andiamo a mettere un po' di nastro adesivo di questo tipo telato. Solo una questione di protezione, nient'altro. Ok, così è pronto per l'installazione. Allora, dove c'è la parte del fusibile entra la 220, però vi ricordate che la 220 dobbiamo darla al contrario per poter far funzionare il nostro son off con il relè. Ma se vogliamo farlo funzionare come interruttore possiamo anche lasciarlo così stesso, fase neutro normalissimo, e lo andiamo a posizionare qua sotto in questa maniera. Quindi a questo punto basta inserire i due fili che abbiamo creato per il nostro pulsante. E lo andiamo a posizionare qua dentro. Quindi da questo momento in poi non dobbiamo più uscire il nostro son off, ma basta fare una leggera pressione qua sopra e portiamo in pairing il nostro son off, quindi non dobbiamo più smontare niente. Possiamo fare anche la prova, gli diamo corrente. Quindi una volta inserito là dentro e dato corrente, vediamo che c'è il LED che sta lampeggiando. Richiudiamo tutto. Ok, una volta richiuso tutto possiamo andare a fare il pairing. Teniamo schiacciato per qualche secondo il pulsante e vediamo che il LED incomincia a lampeggiare diversamente. Perfetto, abbiamo fatto il pairing senza dover smontare tutto. Vediamo come ci sta anche la placchetta. Perfetto, è venuto ottimo, con poche modifiche, e abbiamo il nostro son off pronto. Quindi abbiamo fatto diventare la nostra scatola di derivazione già pronta per il son off. Bene, con questo è tutto, io vi ringrazio. Se vi è piaciuto il mio video mettete un bellissimo like verso sopra, registratevi al mio canale e anche al mio sito, registratevi anche a Telegram, al mio canale Telegram, condividete con tutti, con WhatsApp, Facebook, dove vi piace a voi. E al prossimo video. Ciao, grazie.